Assisi, luogo per eccellenza del turismo religioso, diventa lo scenario con Palazzo Monte Frumentario dal 7 al 10 ottobre della prima edizione di Assisi Arte Sacra. In mostra sculture, statue, mosaici e vetrate artistiche, arte orafa, immagini sacre, paramenti, tabernacoli, argenti e campane, ma anche rosoni artistici in merletto, come quello della chiesa San Feliciano di Foligno, di 3 metri per 3, realizzato in filo d'argento dall'Arnardo Caprai, celebre per l'eccellenza e la raffinatezza dei suoi ricami, che sarà esposto durante la rassegna espositiva nazionale dedicata all'alto artigianato e al settore religioso. La particolarità è quella che siamo riusciti a portare in Umbria circa 70 espositori da tutta Italia del settore proprio legato all'arte sacra, tutti abili artigiani. Quindi io dico, oltre che la mostra, l'esposizione diventa quasi un museo all'interno di un bellissimo palazzo, che è il Palazzo Monte Frumentario, recentemente restaurato, dove è stata fatta anche la mostra di Giotto e dove verrà utilizzato da noi tutto il palazzo con un percorso proprio obbligato, chiamiamolo così, tra virgolette, a vedere tutta la parte espositiva di questi abili artigiani. Una rassegna all'insegna anche del confronto con il convegno sull'arte sacra tra tradizione e modernità e una serata musicale con ingresso libero ad offerta, il cui ricavato sarà devoluto interamente all'Istituto Serafico di Assisi, centro specializzato nella riabilitazione, nell'educazione e nell'inserimento sociale di persone con grave disabilità plurima, di tipologia sensoriale, fisica e mentale. Questa mostra dell'arte sacra è particolarmente attinente ai valori della città di Assisi. L'arte sacra, ma l'arte in generale, è un veicolo straordinario di sensibilizzazione al bello e al bene. Particolarità dell'evento, proprio il coinvolgimento dell'Istituto Serafico. Noi esporremo una trentina di dipinti prodotti dai ragazzi ospiti dell'Istituto Serafico, pluridisabili, gravi e gravissimi. Questi 30 dipinti sono stati prodotti all'interno del laboratorio di arte terapia attivo da diversi anni presso il nostro centro. Don't wanna go, I don't.